Presidente, il Salesi, una nuova struttura, nuovi primari che si presentano con la parola d'ordine della collaborazione e integrazione. Sì, dobbiamo portare avanti un grande progetto coerente che riesca ad affiancare l'indispensabile investimento in termini murari, che dà più spazio, più opportunità, ma anche con l'investimento in risorse umane. Sono i professionisti, gli infermieri, le persone che lavorano dentro le strutture che ne fanno grandi e che danno qualità. Quindi bisogna parallelamente portare avanti tutte le azioni di rinnovamento, riqualificazione che fanno sì che il giorno che avremo, diciamo, nuovi muri, all'interno di queste mura sia possibile avere servizi di grande qualità, tecnologie adeguate e via dicendo. Credere in un progetto significa credere in ogni aspetto, ecco perché è importante un atto anche pubblico di presentazione di un nuovo professionista capace in un settore molto delicato, che è anche quello della specialistica pneumologica per i bambini, poterlo fare in questo contesto, perché rappresenta un'attenzione a 360 gradi su tutti gli aspetti della vita del Salesi, un ospedale, una realtà di grande importanza per il bambino, quindi per la regione e per tutto il bacino di regioni che faranno riferimento a questa struttura.